Sono Gaetano Passarelli, un candidato al CSP per la scuola secondaria di secondo grado. Per più di 20 anni ho fatto l'ETP, il docente di laboratorio, fino a quando, a seguito dei tagli epocali del 2010 che hanno mortificato la scuola tecnica e professionale, ho deciso di diventare un docente di fisica e attualmente insegno nella stessa scuola secondaria di secondo grado che ho frequentato da ragazzo. In questi anni però la scuola è molto cambiata, e non soltanto sui muri che non sono più gli stessi, ma soprattutto dentro. Sono però sempre stato convinto che con la partecipazione non solo si possano fermare i cambiamenti peggiori, ma si possono proporre dei cambiamenti migliori. È stato così quando, insieme alle colleghe e ai colleghi del Coordinamento Nazionale degli ITP, abbiamo fermato quel disegno che voleva fare sparire questa figura professionale dalla scuola italiana. È stato così quando, a fianco delle scuole della rete LST di tutta Italia, abbiamo cercato di salvaguardare il liceo scientifico-tecnologico sperimentato nelle scuole tecniche, che ha portato alla nascita del liceo scientifico Opzione Scienze Applicate. Il CSP è un organismo di fondamentale importanza. La scuola è un organo costituzionale, diceva Calamandrei, che ha la funzione di creare il sangue della democrazia. Il CSP ci ha permesso solo qualche mese fa di rigettare quella proposta di sperimentazione quadriennale per la scuola tecnica e professionale, una proposta che avrebbe tolto un anno di scuola proprio alle persone che più di tutte hanno bisogno della scuola, alle ragazze e ai ragazzi della scuola tecnica e della scuola professionale. Per questo è importante votare e far votare il 7 maggio per il rinnovo delle cariche elettive del CSP. Il 7 maggio vai a votare e fai votare per le candidate e i candidati della lista CGIL Valore Scuola, perché la scuola che vale lascia il segno.